Sugo di carne alla bolognese con la pentola a pressione. Soffriggere prima la carota nell'olio caldo, quindi scaldare prima l'olio. Io uso l'olio di Avogadro, che è un olio che ha un alto punto di fumo, circa 270 gradi centigradi, che corrispondono a 518 gradi Fahrenheit. Mentre la carota frigge, io intanto preparo, taglio il sedano e lo triterò. Ecco il sedano tritato. Aggiunto il sedano tritato. Lascio soffriggere il sedano per altri 1-2-3 minuti, il tempo di preparare la cipolla tritata. Userò circa mezza cipolla Con la cipolla tritata, aggiunto la cipolla, ecco il colore del resto del soffritto, adesso rimescolo, aggiunto la carne trita al soffritto, già tagliata un po', per poi tagliarla di più dentro alla pentola. Qui c'è circa 1,5 pound di carne trita di manzo. Continuo a tagliuzzare, a dividere la carne. Ho usato la carne di manzo, come dicevo, ma si potrebbe aggiungere altri tipi di carne, per esempio un po' di maiale tritato e anche la salsiccia. Io purtroppo oggi in casa non ho altri tipi di carne. Si potrebbe anche usare un po' di prosciutto crudo, volendo tritato, che dà molto sapore. Soffriggo la carne fino a quando non cambierà colore. Vedete che l'ho molto spezzettata, molto divisa, in modo che non ci siano grumi. La carne continua a soffriggere, io intanto preparo il vino. Il vino metterò per circa un bicchiere piccolo di vino. E lo metto in un pentolino. Il vino deve bollire per poter eliminare l'alcol, che altrimenti darebbe un sapore amaro. Il vino rosso sta ormai bollendo da circa un minuto, per cui ha evaporato probabilmente tutto l'alcol. Quindi ecco, adesso al ragù, alla carne, aggiungo il vino e rimescolo bene per far evaporare ancora meglio l'alcol. Attenzione a non cuocere troppo la carne nel soffritto. La carne deve cambiare colore, ma non deve diventare troppo dura, quindi non deve cuocere troppo, altrimenti il sugo perderà un po' sapore. Aggiungo 1 teaspoon, un cucchiaino di sale per incominciare, poi più avanti assaggerò per capire se è necessario aggiungere ancora sale. Naturalmente, se mettete la salsiccia o il prosciutto crudo, ci vorrà meno sale, perché salsiccia e prosciutto crudo sono già salati per sé. Metterò anche un po' di pepe. Devo aggiungere il rosmarino tritato e anche l'alloro più avanti. Un piccolo trucco di come tritare il rosmarino è quello di fare un piccolo mazzettino e poi di tagliarlo con la forbice. Con un mazzettino e ancora l'uso della forbice per tagliuzzarlo bene direttamente sopra la pentola, in questo modo. Sopra la pentola, usando la forbice, tagliuzzo il rosmarino. Ecco, qui ne avevo già aggiunto un po' e adesso aggiungo anche questo. Ho finalmente i pelati di pomodoro, il sarmarzano organico. Già sapete dal mio video precedente del utuku, il sugo di carne alla genovese, io uso tantissimo pomodoro. Ecco, aggiungerò tutto questo pomodoro, che sono circa 700, quasi 800 grammi, quindi una libra. Ecco, io aggiungo i pelati alla carne, cerco di tagliuzzarli un po'. Aggiungere anche un po' di salsa concentrata, circa un cucchiaio. Ecco, l'aggiungo direttamente al sugo
nel mio caso c'è tanto liquido di cottura, per cui non diluisco la salsa concentrata, altrimenti se fosse più secco dovrei diluirla con acqua e dado, e quindi con un po' diluita con un po' di brodo. Ecco, aggiungo anche l'aglio che avevo dimenticato, potevo averlo già messo prima nel soffritto ma l'ho dimenticato. Io lo tengo a pezzi perché non è molto gradito nella mia famiglia, mio marito non lo vuole, e per cui darà sapore, ma poi lo toglierò a fine cottura in modo che lui non lo veda e non lo mangi. La bolognese non richiede tutto questo pomodoro che io metto, in realtà ci vorrebbero solo 1, 2, 3 cucchiaini di salsa concentrata. Il ragù che faccio io invece, avete visto, metto tanto pomodoro, in questo caso i pelati, e un cucchiaio di salsa concentrata, perché come vi spiegavo già per Utuku alla genovese, i miei figli mangiano poca verdura e quindi l'unico modo per fargli mangiare i pomodori è nel sugo, e quindi io metto tantissimo sugo. Comunque viene buono, è molto buono, a noi piace anche così. Se andate in Italia molto probabilmente lo troverete, specialmente a Bologna e nel nord Italia, lo troverete meno rosso di così. Aggiungo l'alloro, 1 o 2 foglie a piacere, e ormai è il momento per me di chiudere la pentola. Sto cucinando ancora una volta con la pentola a pressione. Ho chiuso la pentola, aspetto il sibilo della pentola a pressione e a quel punto poi abbasserò la fiamma. Il tempo di cottura nella pentola a pressione nel mio libro dice solo 7-8 minuti di cottura. Io lo faccio cuocere fino a quando non sarà il momento di pranzare. Probabilmente cuocerà nella pentola a pressione per circa un'oretta. Più il pomodoro cuoce, meglio è. Più sapore ha, più rimane concentrato. Ecco, la mia pentola sta iniziando a fare il fischio. Quando sarà un sibilo più forte, un fischio più forte, abbasserò la fiamma al minimo. Adesso il sibilo è forte, posso abbassare la fiamma. Il prezzemolo lo trito e lo metto in freezer. Così è già pronto quando ne ho bisogno. In questo caso il prezzemolo lo aggiungerò quando il sugo sarà pronto. Il mio prezzemolo tritato, surgelato. Ho aperto la pentola dopo un'ora di cottura sulla pentola a pressione e ecco il risultato. Adesso aggiungerò il prezzemolo. Ecco qua il prezzemolo tritato, che era surgelato e poi si è scongelato stando lì nel piattino. Il sugo, il risultato del sugo. Il profumo è buono, adesso devo assaggiare per decidere se aggiungere ancora un po' di sale. Sale manca, per cui aggiungo mezzo cucchiaino. La vista è bella, l'odore è buono. Adesso rimuovo i pezzettini di aglio e aggiungo un bel cucchiaio di olio extravergine di oliva, perché come ricordate non avevo messo l'olio extravergine all'inizio per il soffritto, ma l'olio di avocado, e adesso invece ho l'olio extravergine. Cuocio la pasta, l'acqua bolle, aggiungo il sale grosso, cucchiaio di sale grosso. A me piacciono molto queste linguine di Giovanni Rana. La pasta, ecco, la pasta è scolata. E adesso ho messo il sugo e aggiungerò un po' di parmigiano reggiano. E buon appetito!